Ciao a tutti, qui è Jasmine dall'ambasciata di pace, augurandovi un altro meraviglioso periodo di tempo su questo nostro pianeta. Abbiamo parlato nel video introduttivo del fatto che ci sono molte energie belle, bellissime, disponibili per noi per spostarci in altri livelli di realtà, dove le cose si aggiustano in un modo dolce e sfumato. E c'è una piccola differenza nelle armoniche che porta le persone a dire sì, questo è bene, questo è un pianeta favoloso, stiamo facendo bene, e sentono sempre più il paradiso in questo mondo. Noi stiamo continuando ad aggiornare e potenziare il nostro sistema e per noi all'ambasciata è così interessante perché stiamo guardando le cose buone che il presidente Obama sta ora cercando di inserire riguardo al controllo delle armi e altre questioni, diritti dei gay e altre cose. Noi gli auguriamo davvero il meglio. Tutte le energie migliori per questo aggiornamento e potenziamento per il popolo americano, per coloro che davvero desiderano questo ora, ma certamente questa è una questione molto delicata su cui l'America deve decidere. Ovunque nel mondo è la stessa cosa, tutte le nostre strutture governative sono ora state revisionate e le persone stanno diventando più consapevoli della necessità di operare in sistemi che sono per il bene supremo di tutti. Per fornire al governo le necessarie infrastrutture e tutto quello che è richiesto per tenere le persone, rendere le persone, amare le persone nel nostro paese e anche nel nostro mondo, è di davvero prosperare ora e di andare oltre ogni questione di sopravvivenza. Quindi ci sono molte cose che stanno succedendo nel nostro mondo simultaneamente, anche solo a livello politico, di cui questo piccolo video di YouTube si occupa. Ho letto molti anni fa un libro di David Hawkins, non Stephen, ma David Hawkins, dal nome Potenza contro Forza, e mi è piaciuto quello di cui parlava. Parlava di essere in grado di calibrare o misurare il livello di coscienza in una scala da 0 a 1000. Una persona con una coscienza di circa 700 verrebbe etichettata da Hawkins come un avatar, un essere illuminato, saggio e amorevole. Qualcuno che è sempre o molto spesso nell'energia della rabbia, frustrazione, paura e cose così, ha una coscienza che verrebbe misurata sui 150. Qualcuno che si sente davvero aperto a vivere la vita con saggezza, amore, che vuole, decide di vivere saggiamente, verrebbe misurata come livello di coscienza nella scala di David sui 300. Ho trovato tutto questo molto interessante, perché c'è anche la calibrazione dell'amore. Qualcuno che è molto amorevole avrebbe come misurazione intorno ai 500. Qualcuno che ama incondizionatamente, che è una bella sfida per molti di noi a volte, quella persona verrebbe calibrata in quel momento di sentimento forte, di amore incondizionato, sui 550. E mi chiedevo se si potesse misurare quale percentuale o misurazione per qualcuno che volesse essere nutrito puramente di microcarburante cosmico o prana come nutrimento fisico. A che misurazione di coscienza dovrebbero essere perché questo possa avvenire con successo? Noi abbiamo anche trovato un metodo diverso per misurare questo, così che le persone lo possano fare in sicurezza. Io amo la possibilità di applicarlo ai nostri governanti. Amo pensare che potrebbe esserci una regola secondo la quale solo le persone che hanno una calibrazione di almeno 300 possono occupare posizioni di potere, dato che le loro decisioni influiscono su tutti gli altri in modi diversi. Un presidente, per esempio, dovrebbe avere una calibrazione di almeno 500, qualcuno che si impegna ad essere amorevole, sentirsi amorevole, dare amore e che opera anche con quell'amore e grande saggezza e visione più alta, così che quello che decide sia per il bene supremo di tutti.
E questo è interessante, perché questo magari non è una cosa che applicheremmo ad un livello di giudizio. Magari diremmo di un partito, la totalità di un partito deve tenere un certo livello di calibrazione per permettergli di essere al potere. Questo significa coscienza. Un essere con alta calibrazione ha saggezza, ha amore, ha pazienza, ha virtù, ha intelligenza, ha capacità visionarie e ha l'abilità di capire l'intelligenza del campo quantico e di scaricare, di portare la perfetta risoluzione che serve per una situazione del vinci, 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 in ogni situazione nella quale ci possiamo trovare. Ora ci troviamo nella realtà di un flusso di coscienza più unificato, un popolo che vive in armonia su un pianeta. E abbiamo accesso ora all'intelligenza del campo quantico per accedere a tutte le risoluzioni di cui abbiamo bisogno per ogni area di conflitto. L'anno scorso, in novembre, abbiamo tenuto un discorso sulla Giornata Mondiale della Pace in Turchia, che è un codice di programmazione molto molto potente, ed è stato davvero magnifico essere lì e sapere che questi codici si sarebbero ancorati nell'intelligenza del campo quantico, dato che abbiamo chiesto, con cuore sincero, che la perfetta risoluzione arrivi in tutte le aree di conflitto globale, in modi che sono di beneficio per tutti. Ma di più, abbiamo anche chiesto all'intelligenza del campo quantico di scaricare nei sistemi sociali, economici, ambientali, politici, sanitari e altri sistemi che ogni cosa sulla Terra potesse andare in un sistema aggiornato, rinnovato, in un modo di operare più dolce, che beneficia a tutti per il gioco globale, non solo per l'idea di nazione e isolamento, tradizioni, culture, ma semplicemente chiedendo come popolo unico su un pianeta. Quindi, perché no? Chiedete ora i perfetti aggiornamenti politici. Perché non possiamo semplicemente sederci qui insieme e chiedere qualcosa di semplice come noi, come cittadini del pianeta Terra, chiediamo che un perfetto aggiornamento e rinnovamento politico venga applicato attraverso il mio sistema di governo, nel mio paese, così che tutto qui operi per il bene supremo di tutti. Questo è quello che vorrei e questo è ciò che io ho detto. Io dico sì, ora, al perfetto aggiornamento politico del sistema politico nel mio paese e sistema sociale, se volete sostenere anche questo. Io chiedo ora che le persone che hanno una buona coscienza, una buona calibrazione, che hanno chiarezza e saggezza, amore e visione superiore e il migliore interesse per le persone del mio paese e care al mio cuore, chiedo che le persone che sono aperte a questo vengano ora alle giuste posizioni politiche, così che noi possiamo raggiungere le cose a cui abbiamo detto sì. Quando chiediamo che questo operi per il bene supremo di tutti, tutto il sostegno di cui abbiamo bisogno è dato. Se queste parole vi suonano bene, allora chiamiamo insieme questo. Dite sì, 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 sì ai perfetti sistemi politici che operino nel mio paese, nella mia cultura e fuori nel mondo, così che il nostro popolo possa fare esperienza dell'unità, armonia, salute, felicità e i più alti paradigmi che sono ora disponibili per noi e la nostra specie, proprio ora. È una bella idea, quindi noi vi invitiamo ad unirvi a noi, di essere parte di questo, di riascoltare forse questo video, di cliccare su mi piace, di condividerlo con altre persone, amici, magari nei network politici, a coloro che sono interessate a questo. E meditiamo su questo nel nostro spazio, nel nostro tempo. È un momento per un aggiornamento e rinnovamento. Rinnovamento politico. Diciamo sì a ciò che è per il bene supremo di tutti, come un popolo su un pianeta. Qui è Jasmine, completiamo con un momento di silenzio. Dite 3 volte con cuore sincero, perfetto aggiornamento politico ora.
perfetto, aggiornamento politico ora.